I tanti interessi che alimentano le guerre non vengono solo da banchieri e fabbricanti di armi, ma da tutto un indotto che va da coloro che sono in grado di pagarsi un viaggio in direzione dell'Europa, rischiando la vita, ai reclutatori di mercenari che hanno un loro lauto tornaconto e a tante altre attività minori più o meno losche. Nazanin Armanian è una professoressa di origine iraniana che insegna attualmente a Barcellona. Ha scritto un saggio dove afferma che il capitalismo, nella sua attuale massima evoluzione, è riuscito a trasformare perfettamente l'uomo, l'essere umano, in un comune oggetto di consumo che, fatta salva la materia, potrebbe essere venduto su di una bancarella, seguendo le leggi di mercato e della concorrenza. I conflitti di guerra sono i migliori serbatoi della materia prima. Si tratta di persone ancora vive, perché sui morti non si può agire, pronte per essere ammazzate oppure ammazzate di proposito per espiantare loro in genere reni, fegato, cuore e così via. Questo sporco commercio prima veniva svolto su scala minore, si potrebbe dire quasi artigianale. Ma da quando si è dimostrato un grande affare, sono sorte delle vere piccole industrie, potremmo definirle, che operano alla luce del sole. Anzi, in concorrenza fra di loro, hanno fatto sì che il costo degli organi da trapiantare scendessero di prezzo. Quindi, in perfetto regime capitalista. Secondo il Dipartimento di Medicina Legale Forense di Damasco, negli ultimi 3 anni ci sono state operazioni di espianto che ormai si contano a decine di migliaia. Equip di medici assassini pronti ad espiantare, a imballare e a spedire a prezzi di mercato. Noi siamo afflitti e ristretti nelle miserie italiane ed è bene anche sia così perché dobbiamo cercare di allontanare al più presto l'inquilino da Palazzo Chigi, che amava addirittura suggerire agli altri di chiamarlo buffone se non avesse raggiunto certi obiettivi che non sono stati raggiunti. Però non dimentichiamoci soprattutto dell'intento di dover distruggere questo orribile sistema basato sul capitale che ci opprime tutti.